Buonasera, tra poco nel nostro telegiornale ritorneremo sulla tragedia avvenuta nei giorni scorsi a causa della quale ha perso la vita un bimbo di soli 11 anni ucciso dalla propria madre ed ancora a Sibari per l'altro fatto di sangue avvenuto sempre ieri, fermato l'autore del delitto del parroco della contrada Lattughelle. Con la cronaca ci sposteremo a Reggio Calabria per un altro delitto verificatosi ieri sera, a perdere la vita un giovane 43enne, parleremo di politica e di tanto altro ancora subito dopo il nostro sommario. Vi aspetto. Rovito, il piccolo centro presilano è sotto shock per l'atroce morte del bambino ucciso dalla madre. Una tragedia familiare che non trova spiegazione. Era una famiglia perfetta, dicono i concittadini. Sarà proclamato il lutto cittadino. Fermato l'autore del delitto di padre Lazzaro. È un ragazzo romeno che vive a Sibari. Avrebbe ricattato il prete inventandosi una storia gay per ottenere tanti soldi. Il giovane amava la bella vita e gli abiti firmati. Si indaga negli ambienti della criminalità locale per far luce sull'agguato costato la vita a Fabio Franco Quirino, il 43enne ucciso nella tarda serata di ieri a Reggio Calabria. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, poche ore prima aveva avuto una violenta discussione con un'altra persona. Mentre il nuovo centrodestra e Forza Italia trovano l'accordo sul cronoprogramma di fine legislatura, i consiglieri del PD sono pronti a dimettersi e consegnano al capogruppo Principe la lettera. Ancora buonasera e ben ritrovata all'edizione della notte del nostro telegiornale. Dunque Rovito oggi ancora sotto shock per la morte del piccolo Carmine, il bimbo di soli 11 anni ucciso dalla madre. La donna ha poi tentato di togliersi la vita. Era una famiglia perfetta, dicono nel paese, dove sarà proclamato il lutto cittadino. Intanto sono stazionarie le condizioni della mamma, ricoverata da ieri all'ospedale civile dell'Annunziata di Cosenza. I servizi sono di Rosalba Baldino e Anna Franchino. La neve circonda Rovito, che stamattina è fredda e vuota, come sa esserlo una morte innocente. Flavetto, la frazione dove abita la famiglia De Santis, sembra un paese fantasma. Solo la casa dove Carmine non tornerà più è affollata, ma inavvicinabile. Pochi chilometri dista la chiesa di Santa Barbara a Rovito, la parrocchia in cui Daniela Falcone era impegnata catechista e corista. Il bambino ministrante, racconta Don Antonello Gatto, che raggiungiamo per telefono. Il sacerdote in curia chiederà a Monsignor Nunnari di presenziare ai funerali del piccolo. In paese c'è poca voglia di parlare, capannelli, volti cupi, bisbigli e sconcerto. Il paese è proprio sotto shock, siamo senza parole, siamo proprio scioccati, noi bambini, compagni di scuola. Il pensiero dominante che leggi sui volti è per il bambino. Si fatica a pensare che sia morto, ad accettare l'idea che ucciderlo sia stata sua madre. Siamo distrutti, non ce l'aspettavamo, anche perché una mamma veramente, una mamma modello, una mamma, una moglie, una donna modello. Jessica Sottile è assessore al comune di Rovito. Il centro è piccolo, si conoscono tutti, anche lei ricorda Carmine. Giocava a calcio, faceva il portiere. Sì, un bambino dolce, buono, bello. L'amministrazione farà la sua parte. Proclameremo il lutto cittadino per i giorni del funerale. Carmine frequentava l'istituto comprensivo di Rovito. Stamattina il preside ha interrotto le vacanze di carnevale ed indetto un consiglio dei docenti straordinario. Domani gli alunni torneranno a scuola. Noi dobbiamo, pur nel dolore forte che ognuno di noi ha, dobbiamo essere certi e forti. Perché i ragazzi hanno bisogno di avere delle certezze, di avere davanti delle persone con le quali si possono rapportare ed avere delle sicurezze. Carmine frequentava la prima B. Era un ragazzo brillante, i genitori hanno sempre seguito Carmine, erano anche orgogliosi. La mamma qualche giorno prima era venuta a ritirare la pagella ed era soddisfatta dell'esito del figliolo, quindi una famiglia serena. Non siederà più al suo banco. Quello è un banco dove, ecco la commozione subentra, dove sicuramente metteremo un angioletto.
è ricoverata nel reparto di rianimazione dell'Annunziata di Cosenza Daniela Falcone, la mamma del piccolo Carmine, sotto sedativi da ieri dopo l'intervento chirurgico al quale è stata sottoposta dai medici del nosocomio cosentino. La donna piantonata dagli agenti della polizia di Cosenza, che ha ucciso il figlioletto di soli 11 anni e poi ha tentato di togliersi la vita, viene descritta dagli investigatori che l'hanno incontrata per pochi minuti per verificare se fosse in condizione di essere interrogata con lo sguardo perso nel vuoto e chiusa in un silenzio surreale. Gli inquirenti intendono ricostruire le ultime ore di vita della giovanissima vittima attraverso la testimonianza della 43enne, che dopo essere andata a prendere il figlioletto a scuola sabato scorso a Rovito ha fatto perdere le sue tracce fino al ritrovamento sui monti della Crocetta tra Cosenza e Paola. Attraverso le dichiarazioni della donna, che al momento è formalmente indagata per l'omicidio del bambino, si potrà fare luce su alcuni aspetti della vicenda non ancora ben delineati e non è escluso che nelle prossime ore venga emesso un provvedimento giudiziario nei suoi confronti. Un dramma che ha gettato nello sconforto un'intera comunità. Resta il dolore dei familiari davanti ad un gesto così estremo, lo sconforto e l'incredulità della gente e la disperazione per una vita spezzata troppo presto. Ed è stato fermato il presunto autore del delitto del parroco della contrada Lattughelle di Sibari. Un ragazzo romeno avrebbe ricattato il prete inventandosi una storia gay per ottenere tanti soldi. Tragedia seguita per noi da Valentina Palmieri. La brama di soldi facili per comprare vestiti griffati senza bisogno di lavorare avrebbe armato la mano di Nelus Dudu, 25 anni, rumeno, sottoposto in stato di fermo con l'accusa di aver ucciso con una spranga padre Lazzaro Longobardi davanti alla chiesa di San Giuseppe a Sibari. I carabinieri lo hanno preso a distanza di 24 ore dal delitto, aveva lavato scarpe e indumenti per eliminare ogni traccia di sangue, ma inutilmente, vano anche il suo alibi. Abbiamo poi acquisito anche delle immagini da una telecamera e che ci ha appunto permesso di sconfessare la ricostruzione dei suoi movimenti. Missionario della carità e del servizio agli ultimi, padre Lazzaro aveva fatto così anche con Nelus da quando viveva a Sibari. Gli aveva regalato soldi, generi alimentari. Il ragazzo voleva di più, molto di più. Padre Lazzaro si era accorto che in casa sua, dove Nelus alloggiava saltuariamente, mancavano dei soldi. Trafficate del denaro fino a una somma di 5.000 euro. Probabilmente il fatto scatenante è stato legato a un'ultima contestazione che il padre Lazzaro gli aveva fatto la sera di domenica 2 marzo, in cui si era accorto che erano spariti anche i 20 euro che erano stati raccolti durante la messa domenicale. I soldi delle offerte rubati. Padre Lazzaro domenica sera aveva chiesto spiegazioni a Nelus. Un altro cittadino rumeno era intervenuto in difesa del parroco finendo in ospedale. Poi l'epilogo davanti la chiesa. Il Dudu si sarebbe lì presentato, avrebbe probabilmente chiesto nuovamente spiegazioni a padre Lazzaro, ma una risposta negativa da parte di padre Lazzaro. Si sarebbe armato di una spranga che era presente lì nel giardino alle spalle della canonica, una spranga di quelle che vengono utilizzate per la recinzione, e lo avrebbe colpito con estrema violenza ben 3 volte. Padre Lazzaro ultimamente si era confidato con alcuni parrocchiani e i carabinieri pur senza sporgere denuncia. Nelus lo avrebbe minacciato con l'accusa più infamante per un religioso, il ricatto sessuale per avere soldi. Non abbiamo trovato una persona che fosse una, nonostante le decine ascoltate, che abbiano confermato in alcun modo questo tipo di rapporto. Anzi, il Dudu utilizzava questa eventualità proprio come forma di ricatto. Perché tanta cattiveria? Padre Lazzaro non si dava pace, non voleva denunciare, sperava in una redenzione del ragazzo. Prete di carità, non voleva arrendersi a tanta spietatezza. Ed il sindaco di Cassano allo Ionio, Gianni Papasso, dopo l'omicidio appunto del sacerdote, scrive al presidente del Consiglio, Matteo Renzi, e lo invita a fare visita alla città. Venga a Cassano allo Ionio, questa città ha bisogno di sentire la presenza dello Stato. La barbara uccisione di un sacerdote a soli 40 giorni dall'altro terribile fatto di sangue che ha riguardato un bimbo di soli 3 anni, scrive Papasso,
È un terribile campanello d'allarme che spinge a reclamare a gran voce l'intervento dello Stato e di tutte le altre istituzioni che devono avvertire il dovere di recuperare il tempo perduto, aiutando questa terra bella e amara a risalire la china ed avvicinarsi finalmente verso il futuro di progresso che merita. Ancora sangue ieri sera a Reggio Calabria, ucciso un 43enne già coinvolto in diverse operazioni contro la criminalità organizzata al servizio. Si torna a sparare a Reggio Calabria. Un pregiudicato, Franco Fabio Quirino, 43 anni, è stato ucciso alla periferia della città, nel quartiere Modena. Quirino è stato raggiunto da numerosi colpi d'arma da fuoco mentre era per strada. È stato soccorso subito da alcuni passanti, ma è morto poco dopo il ricovero in ospedale. Non è ancora chiaro se l'uomo avesse avuto una discussione con qualcuno, poi degenerata, come sembrerebbe da alcune testimonianze, o se invece si sia trattato di un agguato. L'ipotesi che fanno gli investigatori e che l'uomo sia stato colpito in una strada diversa da quella in cui è stato trovato, quindi che abbia tentato di sfuggire al suo killer. Il movente dell'omicidio potrebbe essere collegato ad una vendetta maturata negli ambienti della criminalità reggina. Arrestato nell'operazione Alta Tensione con l'accusa di essere un prestanome del boss Checco Zindato, Quirino era gravato da precedenti penali per porto abusivo e detenzione di armi, rapina, furto, associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, ricettazione e sequestro di persona a scopo di rapina. Anche il padre di Quirino è rimasto vittima di un attentato nella stessa zona in cui è stato ucciso il figlio. Sottolineiamo che dopo un certo periodo di relativa tranquillità, la città di Reggio Calabria ha registrato in poche ore un attentato dinamitardo ad un esercizio commerciale molto noto e poi questo omicidio. La politica adesso, nuovo centrodestra e Forza Italia trovano l'accordo sul cronoprogramma di fine legislatura, intanto però i consiglieri della PD sono pronti a rassegnare le dimissioni. Marisa Fallico. Non sarà un valzer di poltrone a restituire credibilità al centrodestra calabrese. Sono pronta a scommettere che le forze che hanno governato la Calabria con esiti a dir poco disastrosi si sono scomposte e sono pronte a ricomporsi solo sulle questioni che riguardano candidature e posti da occupare, non certo sui programmi e sui problemi che vivono quotidianamente i calabresi. Le parole del segretario regionale del PD Ernesto Magorno gelano gli entusiasmi, tiepidi a dire il vero, del centrodestra calabrese, che ieri, al termine di un lungo, sofferto e serrato confronto presenti tutte le componenti di maggioranza e che ha fatto slittare di ore la seduta del Consiglio regionale, ha ritrovato coesione. Ha stretto, seppur con qualche mal di pancia, un patto di fine legislatura. Forza Italia, guidata dal coordinatore regionale Iole Santelli e il nuovo centrodestra da Scopelliti, protagonisti di un duello a distanza che dura da settimane sul preteso di equilibrio dopo lo scioglimento del PDL, sono riusciti a chiudere il cerchio con una serie di impegni per rilanciare l'azione di governo e le rispettive postazioni. Come da prassi è stato stilato un cronoprogramma che va dal completamento della riorganizzazione sanitaria alla legge e al piano sui rifiuti, dalla realizzazione dei nuovi ospedali al completamento della cittadella regionale, dai trasporti all'edilizia sociale alla burocrazia. Ma l'accordo non garantisce sonni tranquilli a Scopelliti e al suo governo. Infatti le opposizioni, PD in testa, hanno ormai dichiarato guerra. La legislatura è finita, è giunta al capolinea. I consiglieri regionali del Partito Democratico hanno rassegnato le dimissioni nelle mani di Sandro Principe e giovedì alla Mezzia ci sarà una interpartitica per decidere i passaggi successivi. Accanto alle dimissioni di Scopelliti, per le quali è in corso una petizione del PD, i consiglieri regionali hanno avanzato anche la richiesta di revoca dell'incarico ad Umberto De Rose, presidente di Fincalabra e coinvolto nell'affare Gentile. Già il senatore al centro delle cronache nazionali e che ieri sera ha rassegnato le dimissioni da sottosegretario. Troppo forti le pressioni, troppi fuochi incrociati. Una decisione sofferta, ha affermato, fatta nell'interesse del Paese al termine di uno stillicidio. E poi un auspicio. La magistratura smentisca le illazioni di cui sono vittima. E la pioggia caduta nelle ultime ore in Calabria ha provocato la frana di una parte di una collina nella frazione Ceramiti nel comune di Ricadi. La frana si è verificata in prossimità di una chiesa
in un tratto stradale sormontato da diverse abitazioni. Un tratto di strada provinciale che collega Ricadi con Tropea è stata invasa da fango, detriti ed arbusti. Sono al lavoro i tecnici della provincia di Vibo Valentia allertati dalla comune di Ricadi. E rimaniamo a Vibo Valentia, dove si sono riuniti agronomi ed agricoltori per discutere sullo sviluppo del territorio, il servizio. Utilizzare i fondi europei per sviluppare una delle vocazioni principali della Calabria e del territorio vibonese in particolare, l'agricoltura. Nel momento in cui la Regione avvia la fase di confronto con il territorio per la strutturazione del PSR, il Piano di Sviluppo Rurale attraverso i fondi 2014-2020, gli agronomi vibonesi intendono porsi quale parte attiva della programmazione per evitare gli errori commessi in passato. 1.103.000.000 se spesi bene in un territorio non possono bastare, ma sicuramente contribuiscono a far crescere l'agricoltura in questo territorio, che per molte situazioni è frammentata e si trova in una situazione di debolezza. Noi come ordine dei dottori agronomi vogliamo contribuire a scrivere questo PSR, vogliamo contribuire partecipando ai tavoli tecnici non soltanto per sentire, per acquisire le decisioni già assunte, ma vogliamo avere un ruolo predominante, un ruolo che ci consente di proporre le nostre idee al fine di correggere il tiro su alcuni errori. E questo vede la nostra categoria non più a difendere sempre i nostri diritti, ma ad avere un ruolo, assumere un ruolo di propositori. Le proposte che ci siamo prefissati di fare, che faremo al Dipartimento, sono proposte tecniche, quindi riguardano la progettazione sui piani integrati di filiera, il VAL, la scheda di valutazione. E queste sono le principali proposte. Poi proposte ci sarà, noi come ordine provinciale abbiamo istituito una commissione per il nuovo PSR dove avrà il compito di proporre e di elaborare le proposte di interesse della categoria. Ci aspettiamo molte idee, ci aspettiamo molte indicazioni da poter poi tradurre in programmi e progetti. 1.103.000.000 può bastare? Sicuramente può bastare, è un'ingente somma finanziaria a disposizione della nostra regione e la risposta a questa domanda può essere data solo dai risultati in campo. Può bastare se verranno spesi bene con progetti seri, affidabili che guardano alla competitività e al futuro. Nasce un luogo di aggregazione per i giovani della comunità silana, la nuova struttura polifunzionale inaugurata a Camigliatello colma così una lacuna e offre anche la possibilità di praticare sport alternativi a quelli invernali. Per bambini e ragazzi dunque una grande opportunità da sfruttare e rispettare. Gianluca Pasqua. È stata appena inaugurata ed è già piena di vita. La struttura polisportiva realizzata dalla provincia di Cosenza a Camigliatello è entrata in funzione subito dopo il classico taglio del nastro. I bambini e i ragazzi della zona non aspettavano altro per praticare attività sportive indoor che finora sono state penalizzate proprio dalla mancanza di luoghi adatti. Del resto, alle località silane si è sempre mossa una critica, quella dell'assenza di alternative agli sport invernali e la atavica mancanza di occasioni di svago per le giovani generazioni. Il nuovo impianto sportivo polivalente realizzato d'intesa con il comune di Spezzano della Sila è ubicato tra la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado di Via della Repubblica. È costato alla provincia di Cosenza circa 1 milione di euro. Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Tiziano Gigli, la giunta e l'amministrazione comunale di Spezzano della Sila, l'assessore provinciale allo sport Pietro Lecce, il parroco di Camigliatello Silano, il direttore e il presidente del parco della Sila e il presidente della provincia di Cosenza Mario Liverio, oltre a numerose autorità civili, politiche e religiose, tantissimi alunni, genitori e cittadini. La struttura che ha riqualificato l'intero tessuto urbano, inserendosi in modo armonico nel contesto del luogo, è suddivisa in due corpi. Uno contiene la palestra polivalente, la tribuna, i servizi destinati al pubblico e l'altro, realizzato in aderenza, contiene il blocco dei servizi composto da due spogliatoi per gli atleti e due per gli arbitri, il locale di pronto soccorso, un deposito e un vano tecnico con accesso esterno separato dall'accesso ai servizi. L'intera struttura è stata realizzata con elementi in legno lamellare. L'impianto sportivo polifunzionale consente la pratica di attività di pallavolo, pallacanestro, calcio a 5, ginnastica ritmica, danza e fitness ed è dotato di pavimentazione sportiva in gomma e segnatura per le varie discipline. La tribuna, realizzata con una struttura in legno, ha una capienza di 127 posti.
Raccolta rifiuti ancora purtroppo a rilento in Calabria, cassonetti svuotati a macchia di leopardo in molte zone. Nel comune di Rende, ad esempio, gli abitanti di Arcavacata hanno avviato una raccolta di firme perché al riguardo lamentano una situazione insostenibile e chiedono venga portata all'attenzione delle istituzioni. I cittadini del centro storico sono esasperati per questa loro condizione che si trascina, dicono, da più di un mese. Esigono venga sgomberata con urgenza l'immondizia che li circonda, anche perché, fanno sapere, il tributo della TARES è aumentato addirittura del 150% ed i servizi al contrario sono diminuiti se non del tutto azzerati. Cambiamo argomento. Presentata a Cosenza presso il comune la giornata dedicata all'endometriosi, una malattia poco nota che colpisce il 10% delle donne in età fertile. Servizio. Dal 3 al 9 marzo l'Associazione Italiana Endometriosi ha organizzato in diverse città italiane una serie di eventi per promuovere la conoscenza dell'endometriosi, la malattia che colpisce il 10% delle donne in età fertile. Cosenza ha scelto come forma di sensibilizzazione la strada dell'arte, organizzando il 9 marzo una giornata per fare informazione sull'endometriosi e offrire al tempo stesso piacevole intrattenimento. L'iniziativa si chiama infatti Endometriosi e Arte, che è spettacolo di conferenza e si terrà nella prestigiosa cornice del Teatro Rendano. Questo convegno spettacolo è non solo una forma di informazione per quanto riguarda divulgazione per ciò che riguarda la malattia, la patologia che è l'endometriosi, ma è stato pensato e ideato in una forma leggera, quindi invitando anche degli artisti e rendendolo quasi una festa, ecco. Artisti come Orsetta Foà, che ci segue ormai da 4 anni, figlia d'arte, quindi figlia di Arnoldo Foà, che interverrà proprio con alcune letture. Valeria De Luca e Gerry Gherardi, che sono altri 2 attori, e sarà presente anche la nostra Rosa Martirano con Cataldo Perri. All'organizzazione dell'evento, oltre all'amministrazione comunale, hanno partecipato la FIDAPA, l'associazione Mamma che Mamme e la Casa di Cura Sacro Cuore. La Casa di Cura Sacro Cuore ormai da anni si occupa del sostegno alle donne e alle mamme su variazioni, anche offrendo un approccio multidisciplinare proprio ai bisogni delle donne e delle mamme. In particolar modo abbiamo deciso di attivare e migliorare sempre di più questo ambulatorio grazie anche alla collaborazione con l'Associazione Italiana Endometriosi Onlus nella persona di Deborah Falcone. L'ambulatorio ha la possibilità di avere varie figure professionali, tra cui 2 ginecologi, era il responsabile e il primario dell'unità operativa di ostetricia e ginecologia, il dottor Morcavallo, e poi una ginecologa, un anestesista che si occupa della gestione del dolore e la mia figura come psicoterapeuta di sostegno e accoglienza alle donne. Ed ora lo spazio dedicato alle previsioni del tempo. Un saluto a tutti i telespettatori e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con le previsioni del tempo a cura di cosenzameteo.it. Le immagini dal satellite riferite al pomeriggio di ieri mostrano il cielo sopra le regioni centro-meridionali italiane quasi del tutto sgombro da nubi. Nel contempo, però, è evidente l'avanzata da ovest di una nuova compatta banda nuvolosa, collegata all'ennesimo fronte perturbato generato a sua volta da un minimo depressionario al largo delle coste occidentali della Sardegna in veloce movimento verso est. Tale minimo attualmente è sul centro Italia, mentre domani scivolerà verso sud, posizionandosi sul basso Ionio. Le condizioni generali, quindi, presagiscono un tempo instabile ma anche estremamente variabile sulla nostra regione. Infatti, domani lo spostamento del minimo depressionario sul basso Ionio genererà moderato maltempo soprattutto sui versanti ionici, con cieli irregolarmente nuvolosi e piogge deboli. Poco o al più parzialmente nuvoloso altrove, senza fenomeni significativi. Deboli nevicate sui monti di Sila, Aspromonte e Serre Vibonesi, oltre i 1200 metri. Temperature stazionarie rispetto ad oggi nella media del periodo. Passiamo ora ai mari e venti. Domani il Tirreno sarà molto mosso, mentre lo Ionio sarà poco mosso in corrispondenza del Golfo di Corigliano, mosso altrove. Venti che nel corso della giornata tenderanno a disporsi da nord deboli sul Tirreno, localmente moderati sullo Ionio.
Per ulteriori approfondimenti vi rimando, come di consueto, al nostro sito www.cosenzameteo.it, dove basterà scrivere il nome della località di interesse, cliccare sulla lente di ingrandimento e ottenere previsioni del tempo dettagliate a scala trioraria per i giorni successivi. L'appuntamento di oggi termina qui, grazie e arrivederci. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale, io ringrazio in regia Michele Cavi, messo in onda Giuseppe Costanzo ed auguro a voi tutti un buon proseguimento di serata.